Siamo a novembre 2022. Vi ricordate che avevo tagliato un po' di legna per il caminetto? Ebbene, che è successo? Che praticamente questo qui mi è cascato sopra la baracca, quello che non doveva succedere, perché non ci dovrebbero stare, guardate qua, non ci dovrebbero stare le piante, le baracche non avrebbero mai fatte vicino alle piante, vicino al bosco. È molto pericoloso, se uno non è capace a tagliare le piante, cascano sopra la baracca, è un danno pazzesco proprio nel tetto della baracca. Comunque l'altra volta mi è cascato, ma non ha fatto danni perché è cascata solo la punta. Adesso non riesco a tirarla fuori perché è pesante e non ci posso andare lì a tagliarla. Allora userò un metodo che è la carrucola praticamente. Io aggancerò questa pianta e userò una carrucola. Che cos'è la carrucola? È un elevatore di potenza, praticamente è un moltiplicatore della forza. Se io faccio una forza, per dire, di 50 kg, diventa 100. I paranchi, che sono un insieme di carrucole, ancora sono moltiplicatori lo stesso, raddoppiano, triplicano in base al sistema. Sono vecchi metodi usati già dagli antichi egiziani, dai romani, quindi avevano capito che la carrucola era un moltiplicatore di forza. Poi, naturalmente, Leonardo da Vinci e tutti gli altri del Rinascimento, eccetera, che usavano questi mezzi meccanici. Ok, allora adesso vado a prendere la carrucola, che poi questa carrucola era di mio padre, che la usava per tirare sopra il cemento, le cofane, no? Piena di cemento, quando si faceva a mano, insomma, vabbè. Allora vado, Ho messo la carrucola, che come vi dicevo è un moltiplicatore di potenza, però sono stato costretto ad andare sempre sulla baracca. Sono andato sulla baracca e ho dovuto tagliare i rami più lunghi, perché non ce la facevo lo stesso. Non ce la facevo, adesso l'ho accorciato e sto tirando, pare che adesso ce la faccia a tirarlo. Però ho dovuto tagliare molti rami. Non ho avuto altra scelta, sono preso la scala e sono salito sulla baracca. E adesso la tiro e la porto fuori e la taglio a pezzi. Comunque questo è il sistema. Diciamo che senza di questa non lo so come potevo fare, perché lì c'è un burrone qui sotto. Era lo scavo che è stato fatto per fare la baracca, quindi c'è un grande strapiombo qui. E che è alto 3 metri, come faccio? E così ho messo questa carrucola, così, vedete? Eccola qua. Io ho tirato, adesso non posso fare il video perché non porto nemmeno il cavalletto. Lì si sta pure a stuccare la corda. Devo stare attento che se si stucca la corda, casco. Una volta si è stuccata, sono caduto con la schiena dietro, ho rischiato di lasciarci la pelle. Non ci vuole niente, sbatti male la schiena e muori. Comunque eccolo qua, bisogna sempre stare un po' col piede piantato bene, capito? Molto molto aperte le gambe. E non cercare di non cascare indietro, ecco. Comunque ecco qua il sistema, uno tira, adesso con una mano sola non ce la faccio, devo fare con due mani, l'ho attaccata pure qui, così non ritorno indietro, dopo, una volta che ho tirato, faccio un metro e poi attacco, ecco qua. Quindi è una stupidaggine, però bisogna usare le tecnologie che uno ha a disposizione. Se non ce la facevo in questo modo, dovevo prendere un paranco. Che ce l'ho io il paranco? Mio padre ce l'ha, chissà dove l'aveva messo. Devo trovarlo, però ci vuole tempo. Non so dove sta. Il paranco è un insieme di carrucole e lì la forza si moltiplica. Non è così. È molto di più, sarà 10 volte di più. Se io metto 50 kg, diventano 500 la potenza. Allora, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Guardate sempre i colori del bosco, meravigliosi. Quelle piante là mi sa che sono le mie, non lo so. Quando ci sono delle piante ai confini di proprietà, è sempre delicato nei boschi, perché non è facile prendere le misure, capito? E l'altra volta le ho tagliate e la proprietaria, che adesso non c'è più, pace all'anima sua, venne e mi dice: ti sei tagliato due piante mie. Io ho detto: signora, là da sopra ce n'è una grandissima, bella, quella bisogna tagliarla. Sopra è proprio grossa. Mano a mano quelle più grandi bisogna tagliare.
Che succede? Che questa mi disse: ti sei tagliato due piante mie. Allora io gli ho detto: va bene, prendetele le mie, quante ne vuoi, va. Vai lì e te le prendi. Se io l'ho tagliate per cercare di levare quelle più grandi che stavano ai confini. Lei dice che erano sue. Dico: ripigliatele, prenditi le mie più le tue, fa quello che vuoi. Ma io non lo so, guarda. Poi quando diventano vecchi diventano ancora più attaccati alla proprietà, no? Chi è che aveva scritto il romanzo La roba? Verga? Giusto? Nel video vi faccio vedere come ho approfittato del fatto che sono salito sopra il tetto della baracca, vedete? E per darle una pulita, era piena di foglie, ne ho buttate quasi la metà di sotto. Di più che dico, le ho buttate quasi tutte sotto. Però voglio far vedere, questo video l'ho fatto perché vi voglio far vedere che cosa ho trovato. Vedete? In mezzo alle foglie, diciamo, queste qua, questo humus che vedete, ho trovato queste pianticelle di quercia, di roverella, vedete, con le radici, guardate. È così. Ho trovato così le piante di noce, uguale, no? Ho trovato le piante di noce in questo modo, con queste radici, e le ho messe dove sono adesso, capito? Ne ho messe 10, 15 di piante di noce, non lo so quando crescono. E guardate, sono due ne ho trovate. Queste naturalmente prima o poi morivano perché non c'era spazio proprio vitale per vivere, no? Come facevano a crescere? Sopra un tetto, stavano qui, dove sta questo humus? Cioè, è pazzesco, guardate. Cioè, queste qui praticamente quando potevano crescere ancora? 20, 30, 40 centimetri, 50. Ma poi morivano, no? Non avevano più le sostanze per crescere, no? E poi cascavano perché come facevano a reggersi sopra un pavimento di acciaio? La natura è una cosa impressionante, guardate. E questi sono boschi cedui, nel senso che cascano le ghiande e rinascono. Ecco, questi sono i ricci delle ghiande, vedete? Ecco qua. Adesso non la vedo. Ecco, una ghianda. Non c'è una ghianda qui per farvela vedere. Ah, eccola qua. Eccola la ghianda, vedete? Una ghianda vista da vicino. Ecco un'altra, due, tre. Queste poi, se trovano il terreno adatto e l'umidità giusta, queste fanno subito la piantina, ecco qua, uguale è successo. Così per le noci. Se invece le semini tu, allora è il momento che non nascono. È pazzesco, guarda. Va bene, adesso dopo la scopa do una bella pulita a questo tetto. Tanto è comodo qui perché è alto 3 metri questo, non è pericoloso. Sono delle onduline di acciaio zincato. Sono le uniche, guardate, perché un'altra capanna. Mio padre ci mise l'Eternit, sono tutte spappolate, sono pure pericolose. E per levarle costa un sacco di soldi. Oh, guardate, guardate un uccellino giù in fondo, vediamo se riesco a fare una zoomata, non lo so. Eccolo, vediamo, eh. Vediamo. Che cos'è? Un pettirosso, che cos'è? Credo che sia un pettirosso, più di questo non ce la faccio. Vedete? Riuscite a vederlo? Eccolo che mi viene. Perché lui ha visto che io ho smosso le foglie e pensa di trovare dei semi. Non lo so perché sta qui. Guardatelo. È fortissimo. Ecco, viene verso di me. Guarda che grinta che c'ha. Guardate che grinta che hanno gli uccellini. Guarda, è pazzesco, guardate. Chissà, ecco qua, è volato. E vabbè, simpatico, eh. Ce l'ho pure un altro uccellino da farvi vedere. Che avevo una pianta di uva, l'uva fragola sarebbe, la fragolina come la chiamate, e lui stava appoggiato lì a mangiare i semi, e ma, l'ho preso in mano, sembrava un po' addormentato, forse non si sentiva bene, magari mo ve lo faccio vedere pure quello, lo posso inserire anche qua, quel video, va. Era un video di 10 secondi, 20 secondi, però non l'ho mai pubblicato, adesso lo inserisco in questo video, visto nelle cose. E anche qui l'imprevisto è arrivato. Perché? Perché si è rotto il manico dello scopone. Questo scopone c'ha un sacco d'anni, l'avevo comprato per pulire il piazzale davanti casa. Anzi, questo l'avevo comprato per la terrazza giù in città, ma dopo non mi serviva, troppo grande non serviva. L'ho riportato qui, ci ho pulito un sacco di volte il piazzale, no? Le foglie. E adesso si è rotto, l'ho sforzato troppo, forse il manico si è invecchiato, vedete?
Però mo devo finire pure col manico corto, perché vedete come sta venendo bene. Se non c'avevo questo scopone scientifico, non ci riuscivo a pulirlo. Come facevo? Una scopina piccola non ce la fai. Ci vuole questo, che puoi fare più forza. Mo adesso è così corto, però devo farla. Devo finirlo, ci metterò un po' 10 minuti di più. Però per dirvi gli imprevisti quanti ne capitano, devo ricomprare un manico perché lì a Brico oppure a queste ferramente. Un manico per lo scopone. Posso comprarlo pure a Rossi, che Rossi ce l'ha. Rossi ha tutto. Dove ho comprato le piante di castagno. Guardate la natura, che potenza. Guardate queste, queste piante rampicanti. Noi le chiamiamo le vitappie. Non lo so, se tiri, non si stuccano, sono tutte fibrose. Guardate che potenza, vanno sempre in alto, guardate. Attaccano le piante come l'edera. Guardate, che cavolo. Guarda quanto è spessa questa, sarà 5 cm di diametro. Ah, guarda là, un animaluccio, che cos'è? Un uccellino. Ma sempre lo stesso, è pettirosso, forse sta qui. E lui dorme qui nella baracca, forse, non lo so. Ah, eccolo, forte. Capito che volevo dire, la natura, madonna che croce che è. Su quest'altra baracca pure è pieno di... Queste baracche erano le baracche da cantiere, che si usavano quando si apriva un cantiere, si metteva la baracca e dentro ci si metteva il cemento, perché non c'erano come adesso le betumiere, che si fa tutto con la pompa ormai, no? A quei tempi si faceva a mano, allora si scaricavano 100 quintali di cemento, 50, e dentro le baracche si mettevano tutti gli attrezzi, perché pure allora c'erano i ladri, quindi bisognava chiuderlo. Ci sono sempre stati i ladri, ma purtroppo è così, perché il mondo è mondo. Ci sono gli altri, gli assassini, da Caino e Abele. Quindi siamo così, siamo soli su questa terra. Allora, guardate, meno male che si è rotto alla metà questo, riepilogando, perché se si rompeva proprio alla fine, giù all'inizio dello scopone scientifico, dovevo lasciare perdere. Invece si è rotto qui alla metà, sono riuscito a finirlo, ci ho messo mezz'ora, ho fatto una faticaccia, però guardate come è venuto bello. Tutto pulito. Adesso prima che ridiventa come primo ci vogliono 20 anni. Perché questo da quando è morto mio padre, nel 96, che non è stato mai pulito. Ecco qua. Ok, allora. Questo ve l'ho voluto far vedere così, perché c'è stato quell'imprevisto che ho trovato le piantine, no? Che sono una cosa particolare. Anzi, se andiamo di là ve li faccio rivedere, che adesso le semino. Trovo un posto dove metterle, faccio il buco con la zappa e le metto. Devo vedere dove metterle. Sono indeciso. Chiaro. Ma nel frattempo, se mi dovesse servire per raccogliere le foglie, io dopo non ce l'ho, perché devo andare a comprarlo. Non è nemmeno il costo, però andare giù a Brico oppure a Rossi, insomma, non è che uno ce l'ha sotto casa questi negozi che vendono questi materiali. Allora, mo io ci ho messo un po' di super chiaro Bostik, presa rapida. Aspetto un attimo, nel frattempo che si asciugano ambe le parti, prima di appiccicarlo e batterlo con un martello di gomma, io farò questo lavoro, andrò a piantare queste, a piantumare si dice, queste due pianticine di roverella, di cerro. Capito? Questo qui è il martello di gomma che ho comprato per più che altro l'ho comprato per le camere d'aria, per le camere d'aria quando faccio riparo i buchi, per rimettere il copertone dentro il cerchio. Non puoi menare con un martello di ferro perché si abbozza tutto il cerchio, allora ci serve un martello di gomma. Non so se avete visto prima, ma non si usa più perché c'hanno tutte le macchine. Ma prima i gommisti usavano questi martelli per menare sopra al copertone, no? Perché altrimenti si abbozzava il cerchio e si rovinava. Vabbè, allora vado, nel frattempo questo si asciuga, perché poi oggi non è una giornata luminosa, solare, oggi è uggiosa, piovosa, quindi ci mette un po' per asciugarsi. Tanto ci metto 5 minuti per piantare quelle due piantine. Va bene allora. Allora, adesso l'ho attaccato e gli ho dato due belle mazzate con quello di gomma e vedete come è appiccicato. Però adesso
Questo è provvisorio, quindi per non farlo staccare ci metto un po' di scotch di questo qui e poi lo ricompro. Con questo ci posso fare il manico di un martello. Però mi sa a me che è tarlato questo manico qui. Troppo vecchio, si è rovinato. I manici di legno si ossidano. Col tempo invecchiano, si tarlano. Vabbè, adesso ci metto un po' di scotch. Ecco qua, ho messo due cerotti, come se fosse un dito. E per adesso è una cosa provvisoria, domani se mi serve per pulire le foglie. E poi me lo devo scrivere e lo ricompro, ok. Anzi, con l'occasione devo dare un po' di vernice a questo, alla base qui, perché vedo che si sta rovinando. Vedete che quel legno non è più, si sta fraggicando, mannaggia. Quello dei nostri nonni, vedete? Guardate, questo non l'ho fatto io, questo l'ha fatto mio nonno. Ma guardate, o mio nonno o mio zio, non me lo ricordo, questo mia madre me lo diceva sempre. Guardate che sistema che avevano. Facevano i buchi a quest'asse di legno, poi spaccavano in due un... Non so che materiale è questo, con che è fatto. Non è castagno, non lo so. Forse è coso, è pioppo. Dopo lo spaccavano in due e facevano questa apertura e ci mettevano questo anellino per non farlo aprire di più, vedete? Cara potenza questi erano. E poi facevano questi, i denti, vedete come sono i denti? Questo ferro ce l'ho messo io perché qua se stava rovinando. Questi due ferri che vedete mi sa che l'ho messi io perché c'erano dei problemi. Però guardate, questo è veramente vecchio, antico, eh. Molti di questi li trovate nei musei degli attrezzi agricoli. E poi qui da noi c'era un signore di Roma che cercava queste cose. Dice, che c'hai per caso? Le forche, quelle antiche di tuo nonno. Beh, io ce l'ho, ma non gliel'ho date. Lui ha fatto un museo delle cose, un museo degli attrezzi contadini, capito? Un'altra cosa del genere l'ho trovata a Vasto. Andammo a mangiare in un ristorante con mia moglie e tutta la sala di questo ristorante a Vasto era tappezzata di questi attrezzi. Di tutto c'era... No, lui era di Campobasso, penso, di quelle parti, me lo ricordo, me lo disse. Ha lavorato tanti anni in Germania, poi è tornato in Italia, è una cosa classica. E nel suo paese ha rastrellato, proprio nel vero senso della parola, tutti questi attrezzi. E gliel'hanno dati tutti quelli del paese. Ma una cosa impressionante era, ma sono stati 100 vecchi attrezzi contadini, degli anni dopo, prima della guerra, poi pure anche dopo. Ah, che cosa simpatica. Va bene. Con noi non fu molto gentile però, perché ci fece mangiare poco e ci ha fatto pagare tanto. Che io dico, no, questi ristoratori, ma fate un bel piattone di pasta, ma quanto costa la pasta? Poi il resto, vabbè. Ma quando uno ha mangiato un bel piattone di pasta, è soddisfatto e non fa recensioni negative, difficili. Tutto parla di te e qui ogni rosa è in ritardo perché per il tuo compleanno quando sboccia è già autunno è di un rosso inodore solo spine e dolore che ti spezzano il cuore qui. Tutto manca di te e qui ogni cosa è un ricordo perché tutto è uguale a se stesso fino all'ultimo passo non più punti di fuga con la mente confusa senza meta